Il pedale non sarà mai sicuro per i pazienti se non è sicuro per gli infermieri. Un flash mob ridotto quest'oggi per non creare assembramenti. Siamo qui a fare il nostro dovere perché sono loro lì a fare il loro dovere. Come dal primo giorno, anche oggi sono costretti, anche per etica professionale, per deontologia, a dare il proprio servizio vicino agli utenti. Utenti che non riescono a morsi e che sono chiuse nelle stanze. L'infermiere, l'operatore tecnico, l'amministrativo e tutti i professionisti che stanno all'interno delle strutture sanitarie sono lì per dare il loro servizio. Oggi più che mai. Noi siamo qui a fare il nostro dovere di rappresentanza. Anche se la Regione Piemonte e tutte le ASL hanno negato oggi il diritto di assemblea a questi lavoratori, Quelli sono gli stessi lavoratori definiti eroi da tutti quanti, compresi dai direttori delle aziende, compresi dalla Regione, compreso dal Presidente della Repubblica. Allora, cosa chiedete alla Regione Piemonte? Ma intanto chiediamo più sicurezza per i lavoratori perché questa questione dei DPI a distanza di due mesi non è più giustificabile in nessun modo. Qui i lavoratori si ammalano. Eh, non hanno sufficienti dispositivi di protezione individuale, abbiamo qualche dubbio rispetto anche a quelle che sono le certificazioni dei DPI che noi vogliamo vedere, insomma noi vogliamo dire che non, che non siano idonei, ma i lavoratori devono poter accertarsi di questa cosa qua. Chiediamo l'assunzione di personale non soltanto per l'emergenza sanitaria, ma vogliamo la copertura del turnover degli anni passati che non è stata fatta. E vogliamo che questo personale qui sia incentivato come avviene in altre regioni italiane, come in Toscana, con Emilia Romagna, attraverso dei fondi dedicati per il personale della sanità. Com'è la situazione in è una situazione molto ingarbugliata, lo vedete, lo leggete tutti i giorni in tutti gli organi di stampa, continua a essere ancora oggi ingarbugliata, nonostante abbiamo dal primo giorno chiesto che si facciano tamponi per tutti. Non è così, non vengono fatti i tamponi per tutti e facciamo fatica a far passare il messaggio che facendo i tamponi si riesce veramente a mappare tutto il personale, perché già in primis il personale fa fatica a chiedere il tampone, a volte supplica di fare un tampone, supplica perché ha paura di rientrare a casa supplica perché non sa se è, se è stato esposto al contagio. Eh, a livello di, di ASL noi qui siamo in un ASL che comunque ha un laboratorio che è dedicato al, ai tamponi il laboratorio Covid. Fa solo 48 tamponi al giorno, uh, questo è il contributo che noi riusciamo a dare a, a questo grande problema che è la mappatura. Non si sono abbattuti i tempi di attesa, tenete presente che abbiamo 900 tamponi che qua, da qui transitano per andare in tutta la regione e se ne fanno solo 48 qui, nonostante ci sia un laboratorio dedicato. Questa è la dura realtà dei tamponi che a livello regionale hanno allargato sì alle strutture private per assottigliare i tempi, ma oggi i risultati non ci sono. Sono. Non si fanno ancora i tamponi a tutti. Eh, sul territorio si fa fatica perché i medici di famiglia mandano le comunicazioni a SISP e poi ci ritroviamo con dipendenti a volte che rientrano in servizio senza aver fatto neanche il tampone. C'è un po' di confusione direi. Siete sotto al Certo, come dicevo prima eh, noi dobbiamo coprire il turnover ancora del 2019, <coughs> i pensionamenti. Adesso è arrivato il coronavirus, quindi tanti problemi che già avevamo si sono acuiti in questo periodo. Noi, per quanto riguarda il discorso della salute dei lavoratori, eh, sono un mese e mezzo che chiediamo i dati all'azienda rispetto al personale che si è infettato eh, per il Covid-19 e ancora oggi non ce li stanno dando. Quindi è una mancanza molto grave di trasparenza rispetto alla, alle condizioni di salute del, dei lavoratori. Dopo il 4 maggio, temete una nuova ondata? Noi ovviamente non siamo specialisti del settore, ma tutti ci dicono che potrebbe esserci una nuova ondata. È avvenuto in Cina, è avvenuto in altri paesi, ma io penserei che siamo già in una situazione di criticità ancora oggi nella provincia di Torino. I dati sono quelli che leggete normalmente, sono dati allarmanti, sicuramente il trend non è in diminuzione, abbiamo una situazione drammatica. Nelle RSA, eh, seppur l'ambito ospedaliero sta pian pianino allentando, però i risultati parlano di contagi in aumento e di personale sempre più, più contagiato. Uh, abbiamo preoccupazione, questo sicuramente, ciò non significa che eh, dobbiamo stare a guardare, eh, ci piacerebbe capire effettivamente come si rientra nella, in questa fatica fase 2, eh, che dovrebbe riportarci alla normalità. Ad oggi siamo ancora un po' distanti, a nostro avviso. Tra le tante cose c'è anche lo sfogo di alcuni operatori che vanno a fare i tamponi a domicilio. Questa è la lettera che ci è prevenuta. Noi, delle cure domiciliari, in tutto questo non esistiamo. Facciamo comodo per andare a fare i tamponi a domicilio, ad assistere i COVID a domicilio e i no COVID, rischiando di fare gli untori di casa in casa, considerando che almeno il 118 ha una divisa. Noi abbiamo i nostri abiti, perché sforzi di anni per richiedere una divisa per essere riconoscibili sul territorio è valsa nulla. Ovviamente gli abiti che usiamo e ci compriamo da usare solo al lavoro vengono lavati nelle nostre lavatrici di casa. Non ci danno i presidi corretti. Abbiamo dovuto riorganizzare il servizio, nonostante sotto organico, per poter assistere i covid al proprio domicilio. Ma nessuno pare fregare nulla, tantomeno all'Asl, presso cui siamo dipendenti. Scusate, ma mi sono proprio rotta e sono molto arrabbiata nel sentire che gli operatori 118 usano dai 20 e più di PI al giorno e noi non vi racconto neanche come dobbiamo proteggerci perché sarebbe troppo lunga e mi verrebbe ancora di più uno stravaso di bile Scusate lo sfogo. Cosa possiamo rispondere a questi operatori? Ma quello che è successo sul territorio è sotto gli occhi di tutti, non, non lo diciamo noi perché i lavoratori lo dicono ma è la verità. C'è stata una sottovalutazione iniziale dell'importanza del territorio rispetto ad affrontare l'emergenza sanitaria. Che adesso, anche con l'istituzione degli USCA, questi nuclei di continuità assistenziale insomma, che vanno a casa del, de, 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 dei pazienti, si è cercato di recuperare. Però, sì, quello che dice la lavoratrice è vero perché inizialmente era così. Piano piano le cose stanno cambiando, ma effettivamente abbiamo avuto enormi difficoltà a fargli avere dispositivi di protezione individuali. E la situazione è proprio come la descrive la lavoratrice. Ah, in merito a questo argomento, si può dire che comunque. Eh... Sono sicuramente dei lavoratori parte in causa. Hanno iniziato a lavorare nella gestione del Covid a domicilio con una situazione di dispositivi di protezione veramente carente inizialmente, pensate bene che queste persone andavano con i propri abiti civili a domicilio utilizzando qualche camice e all'inizio una mascherina chirurgica, cosa che poi nel tempo è cambiata e stanno cambiando anche le, eh, le, diciamo, le dotazioni, c'è stato l'ultimo DVR, il documento... All'inizio assolutamente sì e eh, ancora l'altro giorno nell'area di Orbassano abbiamo dovuto trattare eh, per eh, far valere il diritto del lavoratore ad avere i giusti DPI perché andavano esposti con una situazione di non copertura totale un camice che non rispondeva ai requisiti di DPI. Abbiamo fatto la segnalazione anche come Will FPL e questa segnalazione è andata a buon fine avendo l'immediata risposta da parte dei responsabili del servizio territoriale. Oggi gli infermieri sono, sono coperti come sono coperti in altre zone. In più sottolineerei il fatto che non avendo una divisa propria, avevano solo un camice e andavano con i propri abiti civili all'inizio. Oggi si stanno, stanno arrivando delle divise aziendali e quindi hanno sicuramente migliorato la, la loro dotazione. Eh, tenete presente che Nino, il collega della Cigelle, citava prima l'USCA. Eh, L'USCA hanno oh, da subito chiesto determinate coperture a livello di DPI e lì è, è, è stata messa in risalto. L'incongruenza tra quella che era la posizione fino all'allora uh, a carico del, degli infermieri domiciliari e questa nuova figura di USCA che si vedeva invece dotata di dispositivi adeguati, eh, maschera facciale FFP2, eh, camici idrorepellenti, eh, guanti idonei e al cambio per ogni paziente. Abbiamo chiesto in maniera importante che la stessa identica dotazione venisse data agli infermieri perché. A nostro avviso eh, uno dei concetti importanti della protezione è questo, non si danno dispositivi a categoria, si danno dispositivi secondo il rischio e il rischio è uguale sia che si è medico, sia che si è infermiere, sia che si è OS o operatore tecnico, un'esposizione del rischio è uguale per tutti.